In diretta con un altro momento importante, un momento in cui riflettiamo, come abbiamo fatto in questi giorni, di spiritualità ma anche di arte, del rapporto che l'arte ha con la spiritualità e che Padre Pio aveva con gli artisti. Per cui io darei il benvenuto a Domenico Consale, eccolo qui in studio. Buongiorno Domenico. Buongiorno a tutti. Ciao Domenico, buongiorno. Buongiorno. Un cantautore, possiamo dire, di San Giovanni, sì, Rotondo, sì. Che ha composto diverse canzoni, non solo su Padre Pio, ma sulla spiritualità in genere, unendo la sua passione di musicista con appunto la sua fede. Per cui inizierei subito, Domenico, dal domandarti proprio questo. Quando è nata la tua esigenza di fare musica per comunicare anche quello che provavi, quindi la fede, il tuo rapporto con Dio? Sì, la mia fede e soprattutto la mia passione per la musica, posso dirlo, è nata proprio grazie a Padre Pio, perché ero ragazzo, avevo una chitarra con cui strimpellavo e il mio lavoro, il mio stare vicino a Padre Pio poi mi ha portato anche a comporre dei testi, quindi le prime canzoni sono nate da lui. Quindi tutto ciò che scrivo è proprio ispirato da quello che mi è accaduto un po' nella vita e quindi la mia ispirazione, la mia passione principalmente la devo a lui. Per me Padre Pio è un grande mito, cioè nella mia cameretta, adesso non ho più la cameretta, ex cameretta. C'erano i poster di Padre Pio, tutte le vari libri. E quindi questo poi mi ha ispirato a scrivere brani su Padre Pio, ovviamente, e non solo, però mi sento fiero di dire che io principalmente nasco come cantautore di San Pio. E allora vogliamo ascoltare insieme già il primo brano, il brano che ci vuoi proporre? Proprio sì, per allora il brano che voglio proporvi si intitola Uno come te, proprio riallacciandomi a quanto vi ho detto. Per me Padre Pio è un santo straordinario, cioè non esisterà mai più un altro santo come lui. Probabilmente, se mi permetto di dire questa frase, può sembrare anche un po' eccessiva. Però questa frase spesso la diceva anche Fra Modestino, quindi sono orgoglioso anche di dire che non ci sarà mai un santo come Padre Pio. Il brano si intitola Uno come te. Ascoltiamo insieme. Si dice che parlavi con gli angeli e camminavi sempre con sandali. Si dice che mangiavi pochissimo ed il tuo cibo era il pane eucaristico. Non ci sarà mai un altro come te, che stringe al cuore tutti i suoi figli. Non ci sarà mai un altro come te, che di notte prega per non perderci. Si dice che lottavi la notte con forze oscure che picchiavano forte. Si dice che confessavi ogni giorno, riconoscevi quando un cuore era sporco. Non ci sarà mai un altro come te, che accarezza con un guanto la gente. Non ci sarà mai un altro come te, che si affaccia dalla finestra sul mondo. Non ci sarà mai un altro come te, che stringe al cuore tutti i suoi figli. Non ci sarà mai un altro come te, che di notte prega per non perderci.
per non perderci. Grazie, grazie Domenico, davvero un brano che racchiude, potrei dire, anche una sorta di profilo biografico di Padre Pio, perché tu hai messo insieme tanti aspetti, la finestra, no? Il suo saluto alla finestra, quando appunto radunava intorno a sé Padre Pio i suoi figli spirituali e li salutava con quel fazzoletto, che poi è anche un po' l'ultima immagine che abbiamo di Padre Pio vivente. Vorrei chiederti, prima di ascoltare un altro brano, ecco, che emozioni ti suscita cantare Padre Pio? Quando io canto Padre Pio lo sento vicino a me, perché Padre Pio è stato per me sempre un compagno di vita, cioè mi ha sempre dato dei segnali forti nei momenti in cui ne avevo più bisogno, quindi è sempre una grande emozione, anche attualmente non ti nego che sono molto emozionato, quindi è una bella emozione, e penso che emozionarsi è la cosa più bella che possa esistere, quindi ringrazio veramente anche voi di avermi invitato, è una bella sensazione cantare i brani di Padre Pio. E allora vogliamo ascoltare insieme un altro brano, ecco, che ci racconta, perché poi è bello raccontarlo con le parole, ma ancora più bello raccontarlo proprio con la musica. Ascoltiamo un altro brano. Sì, il prossimo brano si intitola L'Angelo Custode. L'Angelo Custode è una figura, praticamente forse la figura più importante che Padre Pio ha sempre molto divulgato, proprio perché era quel mezzo attraverso il quale lui poteva arrivare prima anche ad aiutare tanti suoi devoti. Spesso lui diceva: mandatemi il vostro angelo custode, e quindi lui è sempre stato un intermediario. E quindi ho scritto questo brano, L'Angelo Custode, cioè quella presenza che ci dà quella sicurezza per affrontare qualsiasi momento di difficoltà, e soprattutto quella figura di cui ciascuno di noi ha realmente bisogno. Dell'amore, tu ragazzo dal cuore bianco, tu ragazzo dal cuore santo, hai capito la verità, sin da tenera età, e vivendo qua giù, tu scegliesti Gesù. Senza aver paura mai, c'è una luce che ci avvolge, ci protegge, che ci aiuta qua giù. Non sono mai solo quando cammino, c'è un angelo custode che mi sta vicino. Cammino per strade a volte distorte, ma con lui accanto non temo la morte. Non sono mai solo quando cammino, c'è un angelo custode che mi sta vicino. Cammino per strade a volte distorte, ma con lui accanto non temo la morte. Ma con lui accanto non temo la morte. Ma con lui accanto non temo la morte. Molto bella questa immagine di complimenti, questa immagine di Padre Pio come un angelo, ecco, che protegge e che guida. E Padre Pio guida, ma guida nella tua vita anche la musica. Ecco, ti vorrei chiedere quanto è importante la musica e la sua capacità, quanto sono importanti la musica e la sua capacità di farci sintonizzare con gli altri, ecco, di unirci, ecco, quanto la musica unisce. Beh, sicuramente la musica è un mezzo straordinario di unione. Io principalmente, per me la musica è stato anche un canale che mi ha condotto a pregare, quindi a poter avvicinarmi anche un po' al colloquio
con Gesù, e quindi questo mezzo che poi ti permette anche di arrivare a tanta gente, di poter comunicare qualcosa, di poter esprimere ciò che si ha dentro. Poi quando la gente comincia a recepire il messaggio, comincia a chiedere, a voler ascoltare, lì si crea quest'unione, questo scambio che diventa efficace, anche perché sinceramente io non mi sono mai prefissato degli obiettivi, come dire io suono perché voglio diventare un cantante affermato. Io ho sempre suonato per il semplice piacere di voler fare questa cosa, proprio perché mi dà quella spiritualità e quel contatto di cui ho bisogno per relazionarmi in preghiera. Quindi anche un mezzo di testimonianza. È anche un mezzo, sì, sicuramente di testimonianza di quanto poi ho potuto vivere, specialmente nei luoghi di San Pio. Quindi è come se io sono stato una spugna che ha assorbito un po' tutto e poi sono andato qui su questa chitarra insieme alle mie parole a comporre. C'è stata anche una sorta di naturalezza, potremmo dire. Esattamente, potremmo sì, dire così, sì. Una sorta di osmosi, ecco, per essere ancora un po' più tecnici. Domenico, io allora ti ringrazio per essere stato con grazie noi. Grazie a voi di cuore. È stato un momento davvero molto bello, anche perché ci piace far giungere Padre Pio in diverse forme. Esatto. È la forma della musica, che è una delle più moderne ovviamente, nonostante la musica, ecco, ci accompagni dall'inizio della storia, ecco, e raccontando la storia di Padre Pio, penso che stamattina i nostri amici telespettatori sono davvero contenti di aver sentito un Padre Pio cantato, che è una bella, davvero una bella cosa. Grazie, grazie di cuore Domenico, grazie, grazie per essere grazie, stato Domenico. Con noi. Torna a trovarci quando vuoi, appena avrai qualche nuovo brano, comunque da proporci, qualche testo che comunque ci racconti ancora in maniera più intensa il nostro amatissimo santo. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi la rubrica Chiedi a noi.